Il sindaco e gli amministratori di Porto Cesareo presenteranno ricorso al TAR e, se necessario, al Consiglio di Stato perché si possano definire e chiarire quali sono le condizioni per garantire il funzionamento e l'operato dell'amministrazione comunale di Porto Cesareo. A renderlo noto è il presidente della provincia di Lecce e coordinatore provinciale di Forza Italia, Antonio Gabellone, che interviene sulla questione dello scioglimento del Consiglio Comunale di Porto Cesareo. Ricordiamo a noi stessi, continua Gabellone, che con una nota il sindaco Albano aveva chiesto al prefetto gli esatti adempimenti da tenere e seguire per garantire il funzionamento del Consiglio e che con sua risposta il prefetto aveva indicato ogni iter da percorrere. Come sempre, conclude Gabellone, rispettiamo i provvedimenti dell'autorità di governo pur non condividendo le motivazioni riportate e che hanno determinato la decisione in questione. Ma non finisce qui. Allo stesso modo, i parlamentari salentini di Forza Italia stanno predisponendo una interrogazione alle Camere per porre chiarezza rispetto alle motivazioni alla base di questo parere.